noi volano, sono i nostri eroi. Sogna Lusalem tra la città, per Lulece brucia l'anima, e per Lulece are urla e gioia quando segnerà, lacrime dal petto se si perderà. Giallo rosso e fede all'anima, per Lulece brucia l'anima, e per Lulece are. Buonasera e ben ritrovati in un nuovo episodio di Piede Night Show, sempre il nostro appuntamento del mercoledì sera alle 9. Questa volta non avremo la concorrenza della Champions League, però Carlo e Andrea dobbiamo prendere atto, poi a seconda di quanta gente ci seguirà, quanti rinnegati ci sono qui, perché insomma, se oggi che non c'è la Champions League facciamo il boom, possiamo chiudere tutto quanto, perché non va bene, non va bene. Noi vogliamo i veri tifosi del Lecce, noi vogliamo sempre i nostri fedelissimi in diretta. Filippo, io metto la mano sul fuoco che a seguirci sono solo i fedelissimi, quindi che ci sia la Champions o meno, quindi io sto tranquillo. E niente, oggi sono passati due giorni già da Lecce-Fiorentina, siamo già in preparazione della prossima partita, ovvero di Bologna-Lecce, domenica prossima al Dall'Ara. C'è abbastanza da dire, anche perché io, partendo da te Andrea, penso che rispetto all'ultima partita, un po' da parte nostra, ma soprattutto da parte di chi ci segue, perché nell'immediato sui social ho letto un po' di cose, forse c'è stata delle analisi sulla partita con la Fiorentina molto dure, perché ci sta che comunque il tifoso quando è in vantaggio in casa gli dispiace, è rammaricato per non aver vinto la partita, quindi magari si è stati molto duri con la squadra, quando invece tutto sommato un pari casalingo contro la Fiorentina, avendo visto probabilmente i migliori 45 minuti di campionato del Lecce nel primo tempo, c'è stato un passo avanti, secondo me. Poi è chiaro, nel secondo tempo è successo qualcosa che può essere calo fisico. Gonzalez ha detto, anche Mencucci lo ha detto, va bene tutto, ma ci sono anche gli avversari, la Fiorentina non è la prima squadra che passa, quindi probabilmente questi sono i fattori che hanno inciso nel secondo tempo. Poi è arrivata la parità, ma la classifica è positiva e il percorso io lo vedo positivo attualmente. Guarda Filippo, vabbè, come al solito i social, no? Ma io per primo, se commenti con la pancia, no? Nel senso, se commenti subito dopo la fine della partita, ma anche noi in trasmissione, non è mai facile essere lucidi. Poi magari ci vuole la nottata, ci vuole la mattina successiva, essere un minimo più lucidi e analizzare. Come hai detto tu, non abbiamo pareggiato contro gli ultimi strappati di casa. Io ero molto più amareggiato dopo il pareggio alla Cremonese, ma non perché la Cremonese fosse strappata di casa, ma perché comunque è una squadra molto più alla portata. La Fiorentina è una squadra forte, oggettivamente va a vedere i nomi, la Fiorentina può tranquillamente lottare per l'Europa, perché poi quest'anno stanno lottando Udinese, Atalanta, Lazio, ma la Fiorentina non è che sulla carta come nomi e come squadra è inferiore a queste squadre che ho citato. Quindi il punto ce lo teniamo stretto. Peccato, secondo me la cosa ha condizionato molto i nostri, è stato quel gol preso dopo 3 minuti. Se non avessimo preso gol dopo 3 minuti, tra perdite di tempo, tra magari contropiedi, perché loro si sarebbero scoperti un altro po', perché sicuramente loro comunque avrebbero fatto una partita d'attacco e quindi avremmo avuto più spazi, avremmo potuto trovare appunto più spazi, fare più ripartenze e magari trovare anche il 2-0. Però purtroppo è andato così, il pareggio risultato buono, se, come ho detto l'altra volta, è accompagnato da un buon risultato a Bologna. Io mi aspetto, vorrei i 3 punti, ma comunque a Bologna non si deve andare a perdere. Allora a questo punto prende valore. Carlo, prima di passarti la parola, ci chiedono chi saranno gli ospiti. Come sempre facciamo i primi 20 minuti noi, fatti in casa. Poi abbiamo Antonio Rosati, poi abbiamo Erminio Rullo e poi abbiamo Spazio Bologna per parlare del prossimo avversario.
Carlo, tu a mente fredda, insomma, con calma, rivedendola, magari ripensandoci, come l'hai vista questa partita? Ma il mio giudizio non è cambiato granché, Filippo, nel senso che è stato un primo tempo positivissimo, come hai detto tu, però un secondo tempo troppo negativo. A caldo io dissi che non sono soddisfatto, ma non perché un pareggio con la Fiorentina non me lo tengo stretto, perché la Fiorentina, come diceva Andrea, è un squadrone. Cioè, mancavano anche elementi, pedine importanti, no? Come Amrabat, eccetera, eccetera. Solo che alla luce di quel primo tempo spettacolare che abbiamo fatto, mi sarei aspettato non sicuramente un secondo tempo uguale al primo, perché sarebbe stato veramente fisiologicamente impossibile mantenere quei ritmi, ma se non altro una maggiore concentrazione già dai primi minuti del secondo tempo, che proprio non c'è stata. Siamo entrati in campo totalmente scollegati. Paradossalmente, se questa partita fosse durata 90 minuti consecutivi senza la pausa dell'intervallo, ma magari l'avremmo anche vinta tranquillamente. Invece siamo entrati scollegati, siamo entrati Carlo, però stanchi. secondo me non siamo entrati scollegati, scusami se interrompo, abbiamo preso poi il gol che ci ha scollegato, Ho cioè, capito, Andrea, perché il gol però. l'abbiamo preso dopo 2 minuti e mezzo, perché Ma. l'approccio, io me la sono rivista, no? Mi sono rivisto l'azione per vedere se c'era l'angolo su Gonzalez, no? Così. Mi sono visto i primi 3 minuti di gioco, il Lecce non è entrato male, e infatti stava attaccando, ha avuto un'occasione con Strefezza sulla fascia, poi si è sviluppato il Gonzalez, non ha dato angolo, che c'era tra l'altro. Quindi non abbiamo approcciato male, perché io pure ho sentito, abbiamo approcciato male. Non è così, nel senso, non siamo entrati scollegati. Quel gol ci ha scollegato, perché dopo quel gol effettivamente abbiamo avuto paura, ci è venuta forse la paura di poi perdere la partita, e quindi abbiamo abbassato il baricentro. Però non è proprio quello, cioè non Va è bene, entrare male. sì, anche se fosse come dici tu, però Andrea, questa non è assolutamente una giustificazione, perché tu dopo un gol preso così subito a freddo, io mi aspetto una reazione se non altro di istintiva proprio, no? Come un animale ferito, invece non c'è proprio stata, anzi siamo stati proprio messi sotto alla grande dalla Fiorentina che. Se avesse segnato un altro gol e vinto la partita, non avremmo potuto dire niente, soltanto recriminato. Comunque, ragazzi, prima o poi arriverà sta vittoria. È una squadra che comunque perde, ma le volte che ha perso, almeno le ultime, le ha perse immeritatamente. Quindi è una squadra che sta sul pezzo. Filippo ha detto: abbiamo una situazione di classifica che comunque, voglio dire, è buona, no? Tutto sommato, se vedi le altre che stanno peggio di noi. Auguriamoci, ancora i segnali non ci sono di ripresa delle altre, però auguriamoci che le altre non si riprendano, perché poi basta una vittoria per salire. E magari poi. In qualsiasi momento dell'annata Hai bastano capito? 3-4 Difatti, no, vittorie infilate e sei salvo. Ricorda la Serie A lo basta pure una scorso anno. due, Filippo, cioè Lo basta una scorso due anno della la Serie Sampdoria A le scuscite. ne infilò 4 e si salvò. Ma tu pensa che la Cremonese adesso c'ha Sampdoria e Salernitana di fila. La Cremonese può tranquillamente sulla carta fare 6 Bravo. punti e scavalcarci. Però ragazzi, cioè, dipende anche molto dal calendario. Tu l'occasione per fare un filotto comunque l'hai avuta, perché hai avuto Empoli, Monza e Cremonese in Non casa. l'abbiamo Non sfruttato. hai vinta nemmeno una. Poi sappiamo col Monza perché non l'hai vinta, con Vabbè. l'Empoli forse meritavamo, con la Cremonese non meritavamo. Però non l'hai vinta, cioè ai fatti non l'hai vinta. Quindi ora vediamo, voglio dire, negli scontri diretti per forza o pareggiano o vincono, muovono la classifica, quindi cioè, c'è poco da fare. 30 punti almeno due squadre le faranno, quindi qualche partita la vinceranno. Ringrazio gli abbonati XNVX19, Dario 79, Gianni Sera 71, Winnie the Pooh, Finisterrae 1974 e Riccardo De Tommaso. Continuate ad abbonarvi perché con l'abbonamento non ci sono pubblicità durante la diretta e potete rivedere le live in differita, che è un privilegio solo abbonati. Ma al di là della situazione di classifica. Poi è un campionato fighissimo e particolarissimo, nel senso che adesso giochiamo 5 partite, poi ci rivediamo a gennaio e Arrivederci, grazie. per Con intenderci, Immobile ritorna giusto ma per il Lecce, no? quando ci vedremo a gennaio, potenzialmente si potrebbero avere già tanti acquisti in tante squadre, perché 2 gennaio
Se tu fai la trattativa a dicembre, lo tesseri l'1 gennaio e lo metti già in campo, per Sì, intenderci. Filippo, però bisogna vedere perché noi siamo saliti il 6 maggio, i giocatori abbiamo preso il 31 agosto, come era normale che fosse. E anche a gennaio, lo sai meglio di me, che può essere anche che succeda la stessa cosa, perché poi, se ti ricordi, i vari Barak, Saponara, non è che sono arrivati il 3 gennaio, anche all'epoca, arrivarono per la partita con il, se non sbaglio, esordirono la partita col Torino, che era il 4 febbraio, per farti capire che non ci aspettiamo. La mezzala fortissima, l'attaccante fortissimo se dovesse arrivare il terzino destro il 4 gennaio con la Lazio. Quindi sì, magari questa volta c'è più tempo perché c'è dicembre tutto vuoto, però poi è sempre una questione economica. Se non ci sono i soldi per andartela a prendere subito, bisogna aspettare. C'è più tempo per pensare, diciamo così, ma non per Sì, agire. per muoversi magari, c'è Però più è tempo per comunque una muoversi. situazione anomala, eh? Nel senso Certo, non certo. l'abbiamo mai visto un calciomercato, un mondiale d'inverno, quindi non Speriamo sappiamo. di non vederlo più, speriamo di non No, averti davvero non sappiamo come prognosi. funziona. Non sappiamo come funziona. Di sicuro Corvino quel mese non sarà lì fermo davanti alla scrivania, come secondo me Ma non lo è Corbino si neppure sta già oggi. muovendo, si sta già muovendo Corbino, immagino e mi auguro, perché voglio dire, i problemi di questo Lecce sono chiari, cioè, è inutile dire sempre, manca la mezzala, manca cioè, quella Chiari manca, a una, tutti, forse a due, tutti. Come, però una almeno sicuro. come ha fatto qualche acquisto, io ipotizzo la famosa mezzala. Poi io penso che un terzino destro non farebbe male, perché secondo me Baschirotto è giusto vederlo come centrale nel Lecce, come investimento e via dicendo. E siamo già a due pedine, poi magari la punta. Però comunque sia in uscita pure, cioè non sottovalutiamo che in uscita, ragazzi, abbiamo per esempio Bjorkengren, Siamo Listowski, 14 centrali di difesa. Rodriguez, Abbiamo 14 Setin, centrali di difesa. Dermacu, questi Tulio, ragazzi non hanno visto anche il Tulio, eh. campo, non hanno visto il campo, quindi va fatto anche un'opera, insomma, da quel punto di vista in uscita. È necessario un vice Sissé con le stesse caratteristiche? Sì, Sono nel d'accordo, sono senso. d'accordo. È Sì. necessario, secondo me, un giocatore che quando poi Sissé lo fa rifiatare, perché è fisiologico che Sissé debba rifiatare, non te lo faccia rimpiangere, perché Sissé sta avendo una media realizzativa, ma anche un impegno che per una neopromossa è tanta roba. Per intenderci, lui ha fatto gli stessi gol di Osimhen, più gol di Ebram, quindi per essere una punta di una neopromossa sta facendo tanto bene. Però quando poi al 60esimo Sissé esce perché non ce la fa più, deve entrare uno non come Pavoletti, il quale sta facendo panchina anche in Serie B al Ragazzi, Cagliari. ma Pavoletti poi non è un giocatore. Allora, il discorso è questo: se prendi un giocatore alla Pavoletti, ti tieni Colombo, ma non perché Colombo sia più forte o meno forte, ma perché devi prendere. Se vuoi giocare come giochiamo noi per 60 minuti quando c'è Sissé, cioè di rimessa, lanciandolo, adesso lo stiamo facendo un po' di più, devi prendere uno che abbia le stesse caratteristiche. È inutile poi avere Colombo, che è un giocatore completamente diverso, che ti fa giocare in un modo completamente diverso. Persson non lo conosciamo, ma io non credo che sia un giocatore molto Non lo diverso da sappiamo. Colombo, ma non so se è un giocatore molto diverso da Colombo, perché comunque un giocatore strutturato fisicamente non sarà velocissimo. Quindi non lo so, secondo me se vuoi impostare la squadra come stiamo impostando la squadra in questo modo, con Sissé e ripartenza, devi prendere un simil Sissé, un alter ego, un giocatore simile a lui. Non, in Italia francamente non me ne Senti, vengo in Andrea. mente. Fatica, in Italia fa Non me ne fatica. vengono in mente, soprattutto a Andrea, gennaio. Però. io mi limito a fare una considerazione ancora più semplice della tua. Non mi spingo a dire che serve un altro Sissé con le caratteristiche di Sissé. Dico che serve, voi non lo ricorderete sicuramente, serve un giocatore alla Rizzolo. Ve lo ricordate Rizzo Gol? Un No, giocatore però che so tu lo chi è che metti, brava. tu no Filippo sicuro, Andrea non lo so, ma penso di no. Un No, so chi giocatore... è Oh, che entrava e segnava sempre, bra, un giocatore che tu lo metti quei 20 minuti, Rizzolo era il classico giocatore dei 20 minuti finali. Tu lo mettevi nei 20 minuti finali e ti faceva gol, e se non ti faceva gol giocava bene. Purtroppo Colombo questa caratteristica non ce l'ha, perché no? Perché è Colombo giovane, Carlo, perché è giovane, è acerbo ancora. non sto dicendo che sicuramente sarà un grande campione, No, no, ma sicuramente è infatti. acerbo, è giovane, ha tutte le giustificazioni di questo mondo. Però purtroppo Colombo, se lo metti, lo devi mettere quando la squadra sta giocando. Se la squadra sta giocando, lui può essere che ti dia veramente una mano e che faccia come a Napoli, no? Che faccia quell'Eurogol. Se la squadra è in difficoltà, Colombo
Colombo è un uomo in meno in campo, non c'è niente da fare. Quindi uno come Colombo ci può servire in determinate situazioni, ma non può servire sempre per far rifiatare Cissé. Ne deve trovare assolutamente un altro Corvino, con le caratteristiche di Cissé o diverse da Cissé, ma uno che dia quegli ultimi 20 minuti la scossa, che faccia salire la squadra, che aiuti veramente la squadra, sia se deve difendersi, ma anche se deve cercare il gol. Ce n'è uno che Dira, caratteristiche differenti, che Dira non è una punta. Io Non lo è vedo una molto punta, un che dirà. Ma fantasista alla strefezza, un giocatore che te la sblocca da quel punto di vista, un poi grande. io credo che francamente sia incedibile se non apprezzi clamorosi, che dirà ora, ha fatto 8 gol, se non sbaglio 7 in Serie B col Bari. Non lo so sinceramente se è un giocatore sulla carta Poi, fattibile. io sinceramente mi immagino che in queste 5 prossime partite perlomeno un accenno di perso non ci possa essere. Perché sinceramente anche dall'ultima partita l'ho vista un po' come una bocciatura per Colombo, comunque non come un grande, Assolutamente, Filippo. non come una grande, insomma, un'iniezione di fiducia, diciamo. Ah, Quindi ma a è quel una bocciatura punto. un po' per tutti quelli che non vengono messi, perché anche lo stesso Den, se l'allenatore ti mette all'89esimo e al 91esimo, Certo. vuol dire che non crede tanto in te, Non credo. o che non ce la fai fisicamente, ma non ci voglio credere che questo giocatore dopo 2 mesi non ce la faccia, e anche perché a Torino 2 mesi fa fece 45 minuti. Oppure che magari non si ritiene, diciamo, utile alla squadra, e quindi è lo stesso Colombo, no? Perché se la, Filippo lo vedevamo dallo stadio, stava sulle gambe al 65esimo, aveva dato tutto già al 65esimo, eppure l'ha tenuto in campo. Ma Cissé fa cose che se chiedi di farle a tanti attaccanti di Serie A gli vanno a No, quel no, certo. paese. A me piace tanto Cissé, sinceramente. Per questo, tra l'altro, fai anche fatica a pensare a un tipo di attaccante come Cissé, perché in Italia sono tipici questi giocatori. Ad esempio, Beto, questo attaccante che ce l'ha a lungo, no? Ma fai fatica anche solo a pensare quel concetto in Serie Infatti, A. Persson può essere la speranza se lo vediamo qualche spezzone di partita, perché se no non lo conosciamo, cioè, non lo fai Persson capire. l'abbiamo visto soltanto nelle fasi di precampionato e Francavilla da lo esterno destro l'ha da messo, esterno giusto destro. per. Basta. Poi io l'unica immagine che ho di Persson è questa, è un Sì, però, flash, perché poi Carlo, l'ho perso. Insomma, come è fatto di faccia? ad agosto, lì, quando era luglio. No, per dirti, No, Andrea, che è ho veramente capito, un però. oggetto misterioso. Non sto dicendo che deve giocare lì, è un oggetto veramente misterioso. È un 2003, anche lui come Colombo, magari è un giocatore comunque acerbo che ha bisogno di entrare nei meccanismi, no? Però anche lì, se non lo fai giocare un minimo, non lo capirei mai se è pronto, perché è un conto l'allenamento, un conto, però ovviamente poi lui li vede ogni È stato in giorno. infermeria fino all'altro giorno, Persson. Sì, vabbè, è stato Cioè, infortunato, quindi voglio dire, però. non è che è stata mo veramente, veramente Baroni che si è fissato contro di Oh, lui. È no, certo. stato proprio. Abbiamo il primo ospite di giornata con noi, Antonio Rosati. Ciao Antonio, grazie per essere con noi. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Domanda di Antonio, rito: buonasera. il lei o il tu? Domanda di rito. Tu per forza, se no mi fate sentire vecchio. Andiamo con il tu. Allora, Antonio, ti abbiamo rivisto al Via del Mare dopo diverse stagioni, domenica. Devo dire, Carlo, tu Carlo non eri allo stadio, quindi ti descrivo la situazione perché da casa non l'avete potuta vedere. Secondo me parte della tifoseria nemmeno aveva fatto caso ci fosse Rosati fino a quando non è andato sotto il settore, perché entrano i portieri della Fiorentina e partono i fischi e dico: oddio, qui se partono i fischi c'è un problema. Poi quando ho visto che Antonio va sotto la sud e partono gli applausi, ho detto: ok, adesso l'hanno riconosciuto Mi davvero. fa piacere di questa cosa, Filippo. Io l'ho visto in panchina, inquadrato dalla televisione, negli ultimi proprio minuti, e ho visto un Rosati tesissimo. E mi sono chiesto in testa: ma sarà teso per quale motivo? Vuole il pareggio o vuole poi. Beh, adesso è la No, Fiorentina, ero quindi. combattuto l'altra sera, ero combattuto. Come l'hai vista da esterno? Che poi non puoi essere esterno, però diciamo che la professionalità va una parte, poi parte del cuore va da un'altra, quindi un po' esterno eri. Come l'hai vista questa partita? Beh, è stata una buona partita, dai. Secondo me.
Abbiamo giocato un po' primo tempo più a favore del Lecce, secondo tempo siamo venuti un po' fuori noi, meritavamo qualcosa di più, però tutto sommato una buona gara. Ho visto un buon Lecce, secondo me potrà dire poi la sua nel resto del campionato, perché ha giocatori giovani di valore che possono far bene, ecco, quindi me lo auguro con tutto il cuore che riesca a raggiungere l'obiettivo. Abbiamo i primi commenti. Grande Rosati, il nostro portierone, grande portierone, Antonio numero 2 d'Italia dopo Buffon. Andrea, vai con la domanda. Oh, io molto semplicemente, Antonio, volevo chiederti cosa hai provato ad entrare al Vedelmare e a rivedere poi tutta quella gente, perché tu comunque avevi lasciato in Vedelmare forse negli ultimi anni. Non così, non con quell'entusiasmo, però hai vissuto anche il Vedelmare pieno, carico. Quindi cosa hai provato quando hai visto nei primi minuti, magari la Nord ricaricava, lo stadio bello energico? Sì, guarda, per me ogni volta tornare a Lecce è un'emozione grandissima, quindi lo sa, chi mi conosce sa benissimo quanto io tenga a questi colori, a questa città, ho ricordi bellissimi, ho passato gran parte della mia vita a Lecce, quindi sono legatissimo, ho coltivato amicizie al di fuori del campo, quindi per me è una parte importante della mia vita. E rivedere lo stadio pieno, la gente che dimostra il proprio amore verso la squadra, è stato un vero piacere, ecco. Sono contento che i tifosi stiano vicino alla squadra come hanno fatto l'altra sera, e penso che con loro aiuto, il loro aiuto è fondamentale per raggiungere l'obiettivo. Carlo, prima di darti la parola, devo andare con i commenti perché la gente è impazzita. Vai, vai, Custodisco Filippo, vai. la maglia che mi hai dato davanti allo stadio come fosse il sacro Graal. Manca l'autografo, però. Antonio, uomo vero, Lecce sarà sempre casa tua. Grande portierone. Prima di chiudere la carriera da portiere, c'è stata la possibilità di tornare a Lecce? C'è stato qualche contatto? No, ufficialmente no. Ci speravo, c'era magari la possibilità dopo i miei 3 anni a Perugia, però poi arrivò la chiamata del Torino e sono andato lì. Ma no, non perché ho rifiutato, ma perché non c'era nulla di concreto, ecco, era solo un'idea. Andiamo avanti. Antonio, ho avuto il piacere di trascorrere una vacanza a Cefalù con i tuoi genitori. Argomento unico Rosati e Lecce squadra il Salento. Un saluto. Un giudizio su Falcone. Deve migliorare sulle uscite, ha personalità e è reattivo fra i pali. Insomma, ti chiedono un commento su Falcone. Io l'ho seguito anche l'anno scorso con la Samp e altre partite che ha fatto. Mi piace, è un buon portiere, sta facendo bene, ha qualità e sono contento per lui. Poi ovviamente tutti possono migliorare sotto qualche aspetto, ma io penso che lui possa dare una grande mano alla squadra. Fino adesso lo sta facendo, l'ha fatto anche l'altra sera e mi piace, un buon portiere. Carlo. Senti Antonio, io voglio parlare ancora di sentimenti, no? Ho visto che nella tua carriera hai nominato Torino, Perugia, se non mi sbaglio sei passato anche dal Sassuolo, giusto? Però Sì, poi sei Sassuolo, Napoli. tornato, Napoli, esatto, poi sei tornato per ben 3 volte a Firenze e al di là dei discorsi contrattuali, sembra che mi ha dato questa impressione, può essere che sbagli, che tu sia tornato sempre per una questione affettiva, no? Ho l'impressione adesso che tu ti sia proprio sposato con questa città e con questa tifoseria anche, sbaglio, oppure un'impressione giusta? No, no, è giusto. Oltre Lecce, che per me Certo. è casa, comunque mi sono trovato molto, molto bene a Firenze. Mi piace, oltre alla città, sta bene la mia famiglia, la società, e
e nulla, e le persone, diciamo, all'interno della società che mi piacciono, che c'erano prima, alcune ho ritrovate adesso, e poi la persona, diciamo, che ha sempre un po' spinto per portarmi lì è il direttore Pradè, che mi segue da sempre praticamente. E quindi ha voluto che anche questa volta tornassi lì perché sapeva, ecco, magari il mio peso, l'importanza un po' all'interno dello spogliatoio, ecco. Una domanda per Antonio: come è stato rivedere Federico Brancolini fuori dal contesto fiorentino? Ci siamo, purtroppo io l'ho conosciuto solo l'anno scorso quando era fuori, diciamo, era un Ai margini. po' ai margini e l'ho rivisto, ci ho parlato un po', mi ha detto che è contento di stare lì. Ripeto, ho potuto po conoscerlo poco, però spero magari venga data anche a lui l'opportunità per mettersi in mostra e magari fare qualcosa di buono, ecco. Grande Antonio, ti ho odiato quando hai firmato il rinnovo alla Fiorentina in corsivo. Anch'io un po', però era una cosa carina, dai, una cosa scherzosa, quindi Ci sta, avevamo era sfruttato il social. momento. Sì. Andava forte in quel momento, ancora di più In adesso. quel momento sì, però era per riderci su, ecco. Treble 75, ho una curiosità. La settimana scorsa mi sei venuto in mente perché ho visto la tua maglia al santuario della Santissima a Valle Pietra. È legata a qualche evento particolare della tua vita? Sì, diciamo che la mia famiglia è da sempre, dai miei nonni, i miei genitori sono devoti al Santuario della Santissima e quindi ogni anno vado a visita e portare la mia maglia del Lecce, perché tra l'altro lì c'è un quadro con la maglia del Lecce e è stata messa nella zona di sportivi e quindi è ancora lì, atleti, eccetera, quindi è rimasta nel santuario esposto. Bellissimo. Antonio, tu come stai vedendo questo Lecce? Anche l'organico costruito da Corvino, dall'esterno, che sensazione ti sta facendo? Ah, ripeto, come ho detto prima, quello che ho notato anche contro di noi, Corbino di certo no, non lo scopro io, no? È un grande intenditore, ha sempre scoperto giovani interessanti che poi sono diventati, molti loro sono diventati campioni, quindi ha allestito una buona squadra, secondo me, mista, fatta di giovani, qualcuno magari con un po' di esperienza, e li ho visti bene, dai, giocano, mi hanno fatto una buona impressione. Andrea. Sì, no, Antonio, io volevo chiederti com'è passare dall'altra parte, cioè com'è da allenarsi ad allenare, che differenze ci sono? Beh, è strano, fa strano perché una vita in campo, no? A buttarsi a destra e a sinistra, poi trovarsi dall'altra parte, è bello perché alla fine era quello che volevo fare. Ecco, per il momento aiuto il nostro preparatore dei portieri perché io ufficialmente sono ancora calciatore, quindi do una mano per magari per il futuro iniziare a vedere un po' come si sta dall'altra parte. Ma il tuo sogno quindi è continuare poi in quella carriera, quindi sì. Sì, certo, se mi vedo in un ruolo di campo sicuramente è quello il preparatore dei portieri. È stata un po' la mia vita, quindi mi piacerebbe magari trasmettere qualcosa ai portieri che allenerò se ne avrò l'occasione e quindi mi piacerebbe, ecco, allenarli e vederli crescere e far bene. Un paio di domande a chi ci segue: com'è stato il passaggio da Lecce a Napoli? Duro, è stato duro perché sicuramente a livello lavorativo di ambizione è stato un passaggio importante perché comunque andavo in una squadra che in quell'anno faceva
ritornava a fare la Champions League, quindi a livello professionale comunque è stato per me un salto di qualità. Però lasciare Lecce, amici, compagni è stata dura, non è stata una scelta facile. Qual è stata la parata più bella con la maglia del Lecce? Ce ne sono state un po', fortunatamente più di qualcuna. Mi viene in mente una contro l'Inter, contro Pandev, però quelle che ricordo, diciamo con maggior affetto, magari sono state quelle delle esordi, perché ho avuto la fortuna di fare un bel esordio. Feci due parate importanti subito, quindi forse quelle sono Sì. state le più importanti, tra l'altro. Carlo. Senti Antonio, ritorniamo un attimino alla partita. Mi intrigo un po', ma a fine partita, no? Nello spogliatoio, che vi siete detti? Vi è stato bene il punto oppure un pochettino stretto alla luce di quel secondo tempo molto bello che avete fatto? Beh, ovviamente una squadra come la nostra, che magari punta, diciamo, quantomeno a raggiungere gli obiettivi che il posto in classifica abbiamo raggiunto l'anno scorso, si aspettava qualcosa di più. Quindi, ovviamente, un po' di rammarico c'è. Soprattutto, ecco, ripeto, soprattutto per quello dimostrato al secondo tempo, dove abbiamo creato qualcosa in più rispetto al primo, abbiamo avuto qualche occasione in più, quindi alla fine un po' di rammarico c'è stato, però un punto fa classifica e guardiamo alla prossima. Senti Antonio, noi ci aspettavamo sinceramente un calo della Fiorentina al secondo tempo. Che è successo? Come mai siete... Che avete preso? Che avete mangiato prima di entrare in campo? Qual è stato... Un Ma calo no, perché avete fatto la partita precedente in settimana, non perché magari un po' di ma stanchezza. no, era chiaro, però non lo so, forse anche qualche cambio. Abbiamo recuperato qualche giocatore perché qualche settimana fa, un po' di 20, 16 giorni fa, abbiamo avuto a che fare con qualche infortunato e quindi adesso che abbiamo recuperato, comunque è una squadra che sta bene e è venuta fuori anche la condizione fisica nel secondo tempo. Antonio, dalle spalte è sembrato che quando è entrato Milenkovic la situazione è cambiata perché è un giocatore importante, pesante per la Fiorentina, anche tecnicamente, non solo a livello difensivo, perché poi Lecce nel secondo tempo non ha avuto tante occasioni, quindi non vi abbiamo impensierito sotto quel punto di vista, ma anche proprio tecnicamente il lancio preciso, la leadership che aveva. Forse lì è cambiata un po' la partita, oltre al fatto che tutti hanno alzato l'asticella, hanno fatto una prestazione migliore nel secondo tempo, però quell'ingresso in campo, paradossalmente, poi un difensore centrale, uno non si aspetta che possa cambiare così la partita, ha fatto poi un po' la differenza. Secondo me, dagli spalti è sembrato questo. Beh, sì, lui comunque è un giocatore importante, uno che sta nella Fiorentina da diversi anni, quindi è diciamo uno dei leader della squadra. Un altro che comunque è stato fuori per un po' per un infortunio e che è rientrato, è uno di quelli, diciamo, che fisicamente stava meglio, proprio perché è stato a riposo, quindi anche lui ci ha dato una grossa mano. Però diciamo che la differenza l'hanno fatti tutti quelli che poi hanno alzato l'asticella nel secondo tempo, non un singolo giocatore. Sì. Beh, io ogni tanto rivedo su YouTube cavalcata promozione Lecce Papadopoulo Bellissimo, quando bellissimo. Rosario che parla entri a il freddo, fare il rigore rigore, forse col manto, se non sbaglio, che a rigore. Sì, il Godias, a manto, Godias. Godias, sì. Anche quella fu una bella emozione. Rientrare poi, tra l'altro, dopo un bel periodo dove ero stato fuori per un problema al ginocchio, rientrare proprio in quella partita e mi sono ritrovato catapultato in campo, però andò bene, via.
Si dice che la telecronaca di Francesco Romano sia ancora nelle sveglie di Dante Leccesi, urlo rosati. Sì, guarda, l'ho rivista qualche giorno fa, rividi il video perché un ragazzo mi commentò sotto una foto sui social, mise proprio il link del rigore parato e andai a rivederlo, quindi sempre bello, ecco, ogni tanto rivedere qualcosa. Forza Lecce sempre, soprattutto considerando la carenza di punti della Fiorentina, questa era per voi una partita che andava vinta. I nostri tifosi sembra non si rendano conto che questa squadra, che questa partita era da vincere più per voi che per noi. Lo penso anche io. Lecce comunque contro la Fiorentina il pareggio ci sta. Qual è il giocatore più determinante del Lecce di Papadopoulo e del Lecce di De Canio? Va, Lecce di De Canio, oltre a me, no, ricordo molto bene Di Michele davanti, che quell'anno fece molto bene, lo stesso nell'anno di Papadopoulo con Tiribocchi davanti. Sì, forse loro due, anche la difesa l'anno del Papadopoulo, perché comunque era una squadra che subiva poco, prendeva pochi gol, quindi c'era un bel mix, ecco. Eravamo forti dietro e poi davanti c'erano giocatori che comunque appena capitava palla, l'occasione la buttavano dentro. Siamo in chiusura, quindi ultimissime domande. Antonio, sii sincero, meglio la Fiorentina o un vassoio di pasticciotti? Ma Come quanti me l'hanno piatto, portati l'altra sera? vero? Hai la Sì, scorta amici, amici. adesso. Sì, amici me l'hanno portati, ho fatti assaggiare a tutti, quindi sono piaciuti a tutti. Occhio che poi ti accusa italiano, sei fatto mangiare pasticciotti a tutti quanti. Per la linea. Ogni tanto ci sta. Ultimissime domande, ancora questa qui, me la sono persa un attimo. Ok, come vedi il portiere che nel calcio moderno deve giocare tanto con i piedi quanto con le mani, insomma, sempre più il portiere deve costruire dal basso. Purtroppo, tra virgolette, perché no, a parte gli scherzi, sì, è cambiato comunque il calcio in generale, quindi quando iniziai io comunque la cosa si vedeva più nel portiere, si notava, cioè, si cercava il portiere sapesse parare, ecco, tra i pali, e poi man mano che siamo andati avanti, adesso il portiere viene visto, considerato in maniera diversa, quindi spesso le azioni partono proprio da lui, quindi si cerca il portiere che sappia impostare, giocare bene con i piedi, tante letture di gioco, uscite e quant'altro, quindi adesso è considerato, viene giudicato a 360 gradi proprio, Molto più difficile. ecco. Molto sì, perché praticamente è un giocatore aggiunto quando si è È un difensore in fase di aggiunto proprio. possesso. Sì. Dovevano mangiarli prima i pasticciotti, dicono ironicamente. Comunque, Antonio, ti ringraziamo tanto. Ti abbiamo fatto un bel po' di domande. Ci siamo tolte qualche curiosità. Grazie per essere stato con noi e per la tua grandissima disponibilità. Insomma, visto che il tifo leccese è ancora molto caldo, ti ricordano molto bene, quindi Con affetto, assolutamente. penso gli abbia fatto Grazie. piacere ritrovarli così in questo Co piccolo certo, dialogo. certo, certo. Grazie mille Fatto davvero, grandissimo Antonio. piacere. Ciao, Grazie a grazie voi. Antonio, grazie tante. Ciao, ciao, buona serata. Ciao, ciao. Ciao. E andiamo Comunque, subito. potevi fare l'incontro perché hanno giocato in primavera insieme. Peccato. Adesso andiamo Primavera subito. hanno giocato anche in campo. Poi ero in Lecce. E te lo potevi ricordare prima, Andrea, no? Gli mandavi l'input a Filippo. Gliel'avevo detto, Se però. mi dava l'input, Erminio Rullo, ciao Erminio. Ciao, ciao, buonasera. Grazie a tutti. Ciao, buonasera. Ciao Erminio, buonasera. Domanda di rito, il tuo, il lei? Il tuo.
o in lei, quindi. Tu. Tu. Se ti avessimo messo Rosati, cosa avresti pensato? Grande Antonio, l'ho rivisto in campo in un'altra veste lunedì, dai. Adesso fa un Subito, altro lavoro. Erminio the best, ragazzi. Sono commosso addirittura. Patrizio, grande Erminio, dice Gabriel. Dalla buona Carullo, questa è bella. Questa era la classica, la cosa che si diceva all'epoca, l'anno di Zeman si diceva questa cosa. Bello, Grande Erminio, dice Luca. Insomma, non abbiamo dubbi, lo sappiamo già. Hai visto la partita? Eri allo stadio, bello. Ci abbiamo visto allo stadio, quindi sappiamo abbiamo che visto allo ci stadio. Quindi siamo su visti tutti. questo, Dai. Come come mai stava allo stadio? Mi chiedo io. mai? Vabbè, io vivo a Lecce. Ah, vedi. Poi vado spesso. Adesso faccio anche io, ho preso gli scarpini da un bel po' e lavoro con un'agenzia di procuratori, da cui abbiamo Gallo, un nostro assistito, e anche il mister della Fiorentina. Quindi Ah, avevo... ok. Però ti favo Lecce, posso... Ah, insomma. beh, sì. Andrea, abbiamo l'appoggio per avere Gallo un domani in diretta. Sì, sappiamo a chi rivolgerci. Tutto a posto, insomma, Ma almeno non benissimo. hai allenato un paio di squadre ultimamente, o mi sbaglio? Sì, un anno ho allenato, nel primo anno del Covid. Poi ho fatto questa scelta e sono contento, è una cosa che mi piace. Perfetto. Mamma mia, che ricordi, che Lecce che era anche in quei tempi, grande, Erminio. Erminio, racconta un po' quanti scudetti primavera hai vinto. Ne ho 23, due con il Lecce e uno con l'Inter, e tre consecutivi. Tre Tra l'altro scudetti contro primavera. l'Inter poi, Sì, uno di Lecce e l'ultimo... uno di Inter, Ah no, tutti e due contro l'Inter, sì. sì. Tanta roba. Buonasera ragazzi, c'è Antonello, grande Erminio. Vedo Rullo e l'associo subito al maestro Zeman. Che ricordi hai di quegli anni? Beh, un po' come tutti gli acceri, dai. Abbiamo fatto una stagione strepitosa, ci siamo divertiti noi in campo, ma soprattutto i tifosi, no? Andavamo in tutti i campi a giocarci la partita a viso aperto, non sembravamo una provinciale, ecco, quindi ricordi stupendi. E quel gol a Livorno, Erminio, cosa, cioè, cosa significa segnare in Serie A? Noi che non segneremo mai in Serie A, cosa significa segnare in Serie A? Ma manco in Serie C o Ma in mai, D, generemo mai, però Serie A. il primo e l'ultimo che ho fatto in Serie A. Però intanto l'hai Gli fatto. amici che ancora mi sfottano perché stavano in curva e mi dicevano che era un cross sbagliato, quindi... Che poi com'era effettivamente? No, Non è che era un fosse. tiro. Non Ah, volevo ok. andare in croce, ma era un tiro. Non ci ho provato, è andata bene. Beh, È un gran gol. un'emozione unica, quindi... Ricordo ancora con molto piacere e affetto quel gol. Ha fatto più chilometri di corsa Rullo che un motore Mercedes negli anni 80. Sì, Filippo, fammi dire subito una cosa perché guarda, mi stanno stimolando i messaggi. Io sono più, cioè io ti ricordo, Erminio, perché quando giocavi tu io stavo in tribuna, in curva, no? Ma ti si poteva dire tutto, però tu non, se uscivi veramente con la maglietta sudata, mi ricordo sempre concentratissimo in partita, non tiravi mai dietro la gamba e per questo ti ricordiamo sempre con affetto, Ermino. Veramente, te lo dico con il cuore stasera. Grazie, grazie. Sì, no, ero... Diciamo che io sono metà leccese e metà napoletano, quindi per me la maglia del Lecce era qualcosa che sentivo È davvero. vero, è Io vero, sono confermo. venuto a Lecce a 13 anni, quindi diciamo che ho famiglia qui, ho figli, ho tutto qui, quindi mi sento leccese. Gabriel, io Rullo lo associo a Zeman allo scontro con Giampadre del Messina. Io chiaramente questa storia non la so, quindi non so cosa sia. 41 punti di Giampa, Una non... storia particolare, anche perché poi dopo mi sono trovato insieme a giocare. Attualmente Giampa allena a A Modena, vero? Modena, sì, abbiamo giocato insieme. E attualmente Giampa allena in Serie D alla Paganese e lo sento quasi ogni giorno, quindi è rimasto questo legame da tutto il giorno.
Allora, come vedi il 4-3-3 di Baroni, lui che ha visto il modo di interpretare il maestro Zeman, vabbè, qui È un altro 4-3-3, non ragazzi, facciamo un credo. paragone Zeman-Baroni per il bene di Baroni, però insomma, come vedi il Lecce in generale? No, lo vedo molto bene. È partito con lo scetticismo di tutti, no? Qui a Lecce, perché sulla carta si pensava un'annata molto, molto deficitaria. Invece hanno smentito un po' tutti. Il grande lavoro di Corvino, del suo staff e del Mister, perché alla fine è un 4-3-3 diverso da Zeman, perché l'ho visto anche lunedì, no? Una squadra che deve sfruttare le sue qualità. Cioè quello di difendersi bene perché lo fa e ripartire con gli attaccanti di Lucia. Ci sta piacendo questo Lecce, una squadra che si è messa in campo, che concede poco agli avversari, lotta ed è il campionato che deve fare. Questa mi incuriosisce. Gli allenamenti di Zeman erano così duri come si diceva? Facevate dei gradoni, davvero? Io sono cresciuto con la leggenda dei Questa è una gradoni. domanda che volevo fare io, sì. No, sai perché Erminio? Aspetta, prima che rispondi. Erminio, scusami, sfatiamo questo mito perché io sono, a differenza di tutti qua, diciamo, non sono un grandissimo estimatore di Zeman, no? E molto spesso battibecchiamo proprio su questi metodi di allenamento. Diciamolo una volta per tutti, questi gradoni sono superati. Sì, non mi fa più nessuno. Diciamo che la sua filosofia era quella. Prima era ancora più duro come allenamento, quindi neanche modificato nel tempo, no? L'anno scorso lui era a Foggia, aveva un giocatore lì a Foggia e mi raccontava che ancora fanno i gradoni. Ancora i gradoni fanno. Quindi la sua mentalità, il suo credo. Ripeto, con i giovani lui è un maestro perché il giovane ha tanta voglia di emergere, quindi si sacrifica ed è pronto a sudare, no? Anche in settimana. Quindi, mentre invece magari se va una grande squadra come ha fatto la Roma negli ultimi anni, ha un po' di fatica. Certo. È vero Carlo, rullo è nei nostri cuori. Vero. Erminio aveva un rullo compressore al posto delle gambe. Erminio, puoi raccontarci come si comportava Corvino con voi della Primavera d'Oro del Lecce? Chi dei campioni di quegli anni aveva secondo te le potenzialità per fare la Serie A, ma poi è finito nel dimenticatoio? Ma vabbè, quell'anno l'hanno fatto quasi tutti la Serie A. Avevamo una primavera molto forte. Corvino si vedeva poco, ma quando veniva al seminario, dove stavamo noi ragazzi di fuori, era un po' siciliano, no? Si faceva rispettare, era molto temuto da noi. Sì, è vero, il comune, no? Infatti. Poi ci dava sempre dei consigli molto, molto importanti. L'altra domanda, diciamo che sono arrivati un po' tutti in Serie A, no? C'è chi l'ha toccata per poche partite, chi ci è rimasto di più, però secondo me il talento assoluto era Vucinic, ha fatto una grande carriera, ma poteva fare anche di più, secondo me, perché aveva delle qualità assolute. Questa cosa l'ha detta anche Andrea, non so se mi puoi venire in aiuto qualcuno, proprio di recente l'ho sentita questa cosa di Vucinic che poteva fare ancora di più, non mi ricordo però chi. Sì. Ma lo dicono spesso perché Ermino lo può confermare perché l'ha visto dal vivo. Era davvero un giocatore che a Ah, volte Budel forse lo disse Budel sì, da lo ha noi, è detto vero. Budel, ma a volte Mirko Vucinic ha giocato, a volte non mi si può dire in ciabatte, nel senso che no, non si impegnava al massimo, Non si sporcava lo altrimenti, scarpino, diciamo. altrimenti sarebbe stato ancora più determinante e comunque ha vinto poi nella sua carriera, però forse avrebbe potuto vincere di più. Ciao Erminio, ti mando i saluti da Antonio il pizzaiolo, fratello di Ivan. Qui, sei leccese a tutti gli effetti, quindi arrivano anche questi messaggi così. Zeman, è vero questa cosa. Zeman ha detto di recente che quel Lecce, quell'anno la società ha voluto tirare i remi in barca.
Ah, ho letto pure io questa intervista, ripeto, noi andavamo in campo per vincere le partite, abbiamo fatto un giro d'andata strepitoso, il giro di ritorno abbiamo avuto un calo, credo anche fisiologico, no? Perché il dispendio è eccessivo, quindi, però rimane comunque un grande campionato. Ermino, ma Alex. quel Lecce in questa Serie A, dato che si dice sempre 15 anni fa, 20 anni fa, il livello era molto più alto, quel Lecce in questa Serie A dove poteva arrivare, secondo te? Il Non lo Lecce di so, Zeman, dire. il calcio cambia sempre, no? Sempre in evoluzione, quindi fare paragoni, anche se era un Lecce di tanta qualità, perché i giovani avevano tantissima qualità, no? Gli esperti erano giocatori importanti, quindi sicuramente si poteva fare un campionato importante. Sarebbe bello poter tornare ai tempi di Ermino e di quell'Ecce. Vi stiamo facendo venire un po' di nostalgia oggi fra Rosati e Rullo, insomma. Erminio, vedendo i terzini di questo Lecce, c'è qualcuno che ti intriga maggiormente? Che ne pensi? No, vabbè, parlo di Gallo, no? A parte gli scherzi. Vabbè, esatto. No, ma sono giocatori giovani, sia lui che Gendrey, no? Parlo dei 2000, sono ragazzi che hanno fatto bene in B e stanno facendo bene anche in A. Magari qualcuno era un po' titubante, invece stanno facendo bene, alle spalle di Gallo si alternano, c'è Pezzella che è un giocatore che ha un'esperienza diversa. A Gallo può fare solo che bene, no? Stare con un giocatore del genere. Stanno crescendo, la Serie A non è semplice, è un campionato difficile rispetto alla 3B, ripeto, però stanno crescendo molto. Carlo, Andrea, non so chi si vuole Ma prenotare. io, Erminio, volevo chiederti se stessi seguendo la primavera del Lecce e se vedi delle analogie con quel settore giovanile che poi tanto bene ha fatto quello del quale hai fatto parte tu, se ci sono delle analogie, perché poi la mente, no, è sempre la stessa, cioè Pantaleo Corvino, se il modo di lavorare, il modo in cui sta crescendo questa primavera è più o meno lo stesso, sempre ovviamente poi parametrato alle annate che sono ovviamente diverse, ora c'è forse ancora più concorrenza. Non la seguo, è primavera importante. Diciamo che è una primavera presa in corso, no? Gli anni nostri erano un progetto che partivano dai piccoli e portava avanti negli anni. Invece, questa è una primavera che l'anno scorso hanno fatto veramente un miracolo. La primavera fatta di mostri stranieri, perché comunque in corsa d'opera si doveva salvare la categoria, no? Dovevano salvarsi perché comunque era importante per continuare il progetto di crescita dei giovani. Sicuramente ci sono dei giovani di prospettiva, come è stato Gonzales, no? Un giocatore della primavera arrivato in Serie A. Diciamo che questo è un po' il futuro del Lecce, no? Fare plusvalenza con i giovani. Carlo. Senti, Ermino, io diciamo, facendo un passo indietro nella tua carriera, no? Dopo le 35 presenze del Lecce in Serie A da titolare con Zeman, sei passato a Napoli. Ricordo, io ci rimasi abbastanza male nel tuo passaggio perché mi dispiacque molto, anche perché, insomma, quella stagione giocasti veramente bene. Però poi ti ho un po' seguito e non ho capito cosa è successo a Napoli. Hai trovato poco spazio, non ti sei confermato a livelli di Lecce. Volevo chiederti cos'è successo, è proprio vero che è difficile essere profeta in patria allora? Sì, è difficile, soprattutto fece una scelta un po' più di testa, più di cuore che di testa, no? Poco ragionata, perché comunque il napoletano era un sogno per me, no? Entrare in quello stadio con la maglia del Napoli addosso. Cresciuto con Maradona, con quell'epoca lì era un po' un sogno, quindi ho fatto delle scelte, lì c'era un allenatore che giocava con 3-5-2. Un po' fatica a giocare da quinto, no? Era Certo. molto diverso da Zeman, quindi ho giocato poco. Poi essere profeta in patria è dura, soprattutto a Napoli. No, a Napoli soprattutto. Tornando indietro non lo rifaresti praticamente. No, lo rifarei perché posso Hai vinto il rappresentare campionato, però. Hai vinto il in campionato a Napoli. Napoli, In no? B, in B. Però è chiaro che per la mia crescita calcistica ho avuto un freno importante. Certo.
Invece, per quanto riguarda la lotta salvezza, anche insomma, come contestualizzi il Lecce in questa lotta salvezza? Se secondo te è una squadra che ce la può fare, che dovrà lottare fino all'ultimo, se ci sono squadre peggiori attualmente del Lecce, cosa ne pensi? No, ci se la giocherà sicuramente. Poi quest'anno sarà un campionato particolare, no? C'è la sosta del mondiale, tante squadre si potranno rinforzare e ripartire dal campionato, quindi bisogna avere tanto equilibrio. L'equilibrio il Lecce lo sta avendo, sta crescendo, ripeto, con i tanti giovani e sicuramente io sono fiducioso che si salverà. Se Andrea Come la vuoi. vedi, come la vedi la partita di Bologna? È uno scontro diretto importante, il prossimo. Il Bologna sta avendo qualche difficoltà. Secondo te che partita sarà? Non ti chiedo un pronostico, ma solamente cosa pensi possa accadere o comunque che partita sarà? Ma la partita è veramente difficile perché c'erano punti importanti in palio. Ho visto il Bologna contro il Napoli, era una buona squadra, con un allenatore nuovo, tendono a giocare a calcio. Però il Lecce ha delle armi importanti, soprattutto fuori casa. Quando il Lecce deve fare la partita ha un po' di difficoltà. Quando va fuori casa e riparte può essere devastante con gli attaccanti che ha. Certamente, effettivamente è così. Comunque, hai detto prima che questo Lecce in fin dei conti ti convince. Poi tu hai anche Gallo che è all'interno, quindi sicuramente hai dei pareri interni che alimentano il fatto, la tua tesi che ti convinca il Lecce. Lui ti dice qualcosa nello specifico oppure. No, Lecce convince me, ma penso che convinca un po' tutti, no? L'ho visto anche lunedì con la Fiorentina contro una signora squadra. Il primo tempo la Fiorentina ha una braccia di porta. Lecce ha avuto tante possibilità per raddoppiare. Mi è mancato un po' l'ultimo passaggio, no? Alcune ripartenze. Aspetta, contro una signora squadra. Ho visto a Napoli contro il Napoli e ha fatto una grande gara. Invece sta stupendo un po' tutti, secondo Ma ultimamente, scusa Ermino, lo vedi un pochettino stanco, un po' sulle gambe? C'è qualcosa di strano secondo te? Cioè, Lecce di Napoli sembra un pochettino perso, no? Non si riesce a vedere più dal mio punto di vista, sei d'accordo? me. Ah, sinceramente non ho notato questo cambio. È chiaro che, ripeto, quando contro la Fiorentina fai una partita del genere. C'è un dispendio importante, no? Una squadra che presta in ogni zona del campo, che è costretta sempre ad attaccare in avanti, è male che poi ci sia un calo. Perché nel primo tempo non ha mai tirato in porta, è chiaro che nel secondo tempo ci sono le qualità della Fiorentina, quindi io penso che la squadra stia bene, ci siano dei cambi importanti, soprattutto in mezzo al campo e dietro. Quindi una squadra che può solo crescere, secondo me. Ti ringraziamo Erminio, a me piace che ogni volta che invitiamo ospiti danno delle iniezioni di fiducia a Lecce, mi piace sentire Sì, tutti questi, mi infatti, dà pure fiducia, mi dà. sull'ultima cosa mi ha Sì, dato fiducia perché è perché. sempre il suo discorso, ragazzi, io ve lo dico sempre. Noi guardiamo da giornalisti, ma anche da tifosi. Il parere, tra virgolette, di un esterno che guarda in modo un po' più imparziale tutto quanto è più utile. Assolutamente. L'Erminio, che appunto la vede in maniera più imparziale a 360 gradi, così come è stato Budde la settimana scorsa, così come è anche stato Rosati oggi, è ovviamente diverso. Chiudiamo con questa domanda che è particolarmente simpatica. Daniele ti chiede se avete in scuderia un bel centrocampista per il Lecce. No, ma Lecce ce l'ha, c'è tanti centrocampisti. Anche giovani, ripeto, Gonzales è una mezzala che secondo me ha tanta tanta prospettiva, che tutto lunedì mi ha impressionato, quindi c'è Yulman, Blin ha fatto la sua partita, è una squadra molto giovane, guardavo la distinta lunedì e c'era 2000, 2001, 98, 99, cioè sembra quasi una primavera, se la gioca con tutti in Serie A, quindi ha dato atto e merito al direttore, ai direttori, anzi, e alla società che sta facendo un grande lavoro, ma non da quest'anno, da un po' di anni. Chiudiamo con questo messaggio di Patrizio. Non tutti sanno che Erminio Rullo ha una presenza in Under 21. In quella squadra c'erano Bovo, Corvia, Donadel, Daniele Mannini. Segno che in quegli anni
il Lecce in quegli anni era una grande squadra, effettivamente, su questo non c'è dubbio. Ti ringraziamo, davvero, grazie tanto per essere stato con noi, per la tua disponibilità, per le tue analisi. Niente, davvero, grazie mille, per tutto. Ci aggiorniamo, chiaramente, ci aggiorniamo in Grazie futuro. Erminio, un abbraccio, grazie. Ciao ciao. Torniamo. Vabbè, Amarcord, ragazzi, con Erminio Rullo. Però Amarcord però con un tocco di presente, perché comunque avendo lui seguendo il Lecce tramite Gallo, oltre ai Io film non lo che devo sapevo avere, questa cosa, io sono caduto al no, pego. nemmeno Io io. nemmeno, sinceramente, ma credo che non lo so se ora sia lui a seguirlo personalmente o No, se, attraverso una diciamo, società ha detto. Sì. no, dico nel senso se poi è nella scuderia Gallo, però in ogni caso, ancora È meglio, nella quindi scuderia, ha detto che non è nella sapendolo. scuderia. Ma poi che vivesse a Lecce nemmeno lo sapevo io, No, no, quello sinceramente. sì, quello lo sapevo io, Vabbè, quello lo ma sapevo. io sì, comunque, nelle scuderie ci sono tanti collaboratori che magari no, stanno Certo, vicino al certo. giocatore, al singolo giocatore, quindi ci sta. Io già vedo il nostro prossimo ospite, però intanto ringrazio tutti gli abbonati, li leggo uno ad uno. Vai. Allora, Itax Zaraki, grazie, KV80MT, Radio Carlo, Marco Ancora che si è abbonato e ha regalato un abbonamento, grazie mille, e credo che quelli di prima C'è li avevo. un commento per Carlo, leggilo perché fa ridere, di W Ferocino. Tra 20 anni chi gestirà i penalisti chiamerà Carlo Legittimo come ospite esterno. Ma anche fra 40, no? Poi ci fai un intervento Certo, all'Abelluzzi, e che poi fra fra 20 anni, 40 anni, fra 40 anni ce lo fai ancora sei Carlo giovane, è un ragazzi. giovanotto, ragazzi. Carlo è un giovanotto. Ragazzi, 20 anni ancora sono nel piano dell'attività io, fisica, psicologica, sessuale, Tutto, tutto. No, vabbè, tutto, io volevo saltare questo. Volevamo evitare, però. Sì, esatto. Se mi stimolano. Andiamo velocemente all'ospite, Stefano Spazio Bologna. Ciao Stefano, grazie per essere con noi. Buonasera Stefano. Non ci sente forse? Sì. Paura della connessione. Sto temendo la connessione con. Mi sentite? Sì. Adesso Ora sì, sì. ora sì. Bene, Quindi. perché ho avuto un attimo di. Ecco di Ah, ci nuovo. senti? Ok. Ah. Sì, vi sento Perfetto, perfettamente. perfetto, perfetto. L'importante è questo, adesso ci siamo. Sì. Ho avuto un brivido, ma adesso ci siamo. Daniele scherza anche Filippo dopo 12 mesi di abbonamenti perché non regala una maglia del Lecce perché queste che io ho dietro Hai, sono le hai acquistate le ho personalmente. acquistate personalmente quindi insomma non è possibile anche perché 12 mesi di abbonamenti forse sono un decimo di una maglia del Lecce quindi non credete che io sia ricco tale da potervi comprare una maglia del Lecce. Stefano, domanda che viene spontanea: che è successo al Bologna? Siete una squadra forte, per me molto più forte di noi, e state là a giocarcela con noi. Questa cosa mi lascia esterrefatto, però è così. Forse non ti ha sentito, Filippo? Io vi ho perso nuovamente. Credo che la mia connessione stasera sia un po' ballerina, purtroppo. Però adesso Però ci sei, quindi adesso. proviamoci. Adesso ti Sì. sentiamo bene. Anch'io vi sento adesso. Perché sto facendo da hotspot col telefono, quindi è un po'. Filippo, puoi ripetere la domanda? Non l'ho sentita. Sì, il Bologna, che è successo quest'anno sostanzialmente? Diciamo che nessuno si aspettava un inizio del genere, anche perché l'inizio del campionato del Bologna sulla carta era anche abbastanza accessibile, soprattutto le partite in casa. Abbiamo giocato con Salernitana, Verona, Sampdoria. Punti ottenuti però sono stati veramente pochi, nel senso che alla fine un solo successo con la Fiorentina. Tra l'altro, nella partita, una delle meno attese in cui si poteva in qualche modo sperare nella vittoria, per il resto, grande confusione ho visto.
moduli, cambiati spesso giocatori su più ruoli senza idee precise quest'anno comunque. Cambio d'allenatore che per adesso ha dato pochi risultati, si è visto un inizio di cambiamento nella partita contro il Napoli, dove comunque contro una squadra, una delle più forti d'Europa, male. Penso al momento, non ha fatto male. Il Bologna se l'è giocata, ovviamente, certo. I tre punti alla fine non sono arrivati, però dà un minimo di fiducia in vista delle prossime partite, in primis ovviamente domenica. Carlo, ti vedo particolarmente propositivo, vai. No, e poi mi senti, no, Stefano? Sì, sì, perfetto. Perfetto. Adesso sento perfettamente. Poi diciamo che c'è stato l'esonero di Sinisa Mihajlovic per completare, per chiudere il cerchio quest'anno, no? Un esonero, io proprio di questo ti volevo chiedere, un esonero che ha fatto un po' di scalpore in Italia, soprattutto perché, insomma, non perché non si esonerano gli allenatori, e mi sembra normale quasi ormai, no? Però, sai, Mihajlovic non stava in una condizione fisica accettabile. Ecco, come l'ha presa la piazza, diciamo, questo esonero? E poi soprattutto quello che mi chiedo, forse non era meglio cominciare con un altro allenatore già direttamente nel ritiro precampionato? Non ha sentito probabilmente. Non hai sentito? Non è performante, Stefano, la connessione? Sì. Comunque direi che la domanda sia abbastanza chiara. Adesso ci sono di nuovo. Scusate, ma stasera proprio un disastro. No, in realtà la piazza non l'ha presa neanche troppo male, perché comunque per chi segue il Bologna sa che già da ormai un anno che il gioco della squadra latita. Da quando circa un anno fa ci fu sostanzialmente Mihajlovic decise di cambiare totalmente impostazione di gioco, passò da un 4-2-3-1 tutti all'attacco, divertiamoci, a un 3-5-2, speriamo di non prendere gol, di base. E quindi da che inizialmente in realtà portò anche dei risultati, perché l'anno scorso il Bologna finì il girone d'andata con 27 punti, che proiezione 54, che sarebbe stato il record del Bologna degli ultimi dalla Serie A con 20 squadre. Però da la fine dello scorso campionato, già anche quando facevamo i punti giocavamo in maniera abbastanza rivedibile, poi dal girone di ritorno dell'anno scorso, l'inizio di quest'anno non sono arrivati neanche i risultati, quindi in poche parole la piazza in realtà l'ha accettato anche, non dico che voleva il cambio di allenatore in massa, però comunque notavano tutti un'involuzione di gioco abbastanza evidente e anche un'involuzione di molti giocatori. Penso Orsolini, che fino a 2 o 3 anni fa era nazionale, quasi, non dico fisso, però se non ci fosse stato il Covid sarebbe andato agli europei del 2020, che poi sono stati rinviati, Orsolini è uscito dal giro, sarebbe stato insomma quasi sicuramente convocato. Poi altri giocatori come Barrow, che anche lui ha avuto un'involuzione abbastanza palese. Questi giusto per citarne due. Hai citato poi la mia formazione al Fantacalcio, quindi ecco. Purtroppo... Sì. Beh, Barrow l'ultima ha segnato, dai. Sì, lo scorso anno io avevo Barrow e Orsolini, poi quest'anno mi sono fatto ancora del male, mi sono preso Orsolini a 2 crediti, ma non vale nemmeno quelli probabilmente, quindi... Sì, però non lo dire prima di Bologna-Lecce, magari, dillo dopo Bologna-Lecce. Ma tanto lo schiero, contro il Lecce lo schiero, perché lo conosco ormai. Contro il Lecce ha fatto grandi prestazioni sempre. Sì, ricordo un 2-3. Fece un gol bellissimo a Lecce, bellissimo. In quel 2-3 del mare. Doppio sì, pasto, esatto, 2-3, che andammo 3-0, poi quasi rimonta totale. Però del Lecce. Quello io ricordo 13 tiri in porta del Bologna, fu un dominio totale, ma perché quello era un periodo di flessione del Lecce di Liverani. Io, Stefano, ti volevo chiedere, invece, riguardo, visto che domani voi giocate contro il Cagliari, la prima domanda è: come sta Arnautovic? Ho sentito oggi Telo Motta, ha detto che sta bene, quindi penso che contro il Lecce ci sarà. E seconda domanda, ho letto, Telo Motta ha detto farà molti cambi di formazione. Secondo te
chi dei soliti titolari non ci sarà domani o ci sarà domani non con il Lecce? Che cambi ci potranno essere? Allora, su Arnautovic intanto sta bene, ha recuperato, in Coppa Italia non dovrebbe giocare, perlomeno non dal primo minuto, dovrebbe giocare come contro il Napoli, Zirkzee, come unica punta. Per il resto la formazione, in realtà, turnover, ma neanche troppo. Ci sono comunque alcuni che io definirei titolari o semititolari che giocheranno, penso a Posch, che giocherà, Sumarò, Scouten, giocherà anche Barrov probabilmente domani, quindi un turnover a metà, se così si può dire, perché invece altri giocatori si prenderanno un turno di riposo. Per esempio Dominguez, che nelle ultime partite è tornato quel giocatore dello scorso campionato, perlomeno della prima parte, che aveva ben impressionato, Beh, a Napoli e ha giocato molto bene. sì, ma anche quella Con la partita in Samp. casa con la Sampdoria ha Sì, fatto sì. gol, sì, che non segnava da un anno e mezzo praticamente, da tantissimo tempo. E quindi sì, ci sarà un po' di turnover, ma alcuni giocatori che si possono definire titolari giocheranno in Coppa Italia. Anche perché il Bologna comunque ha una rosa decisamente profonda. È stata una scelta della società quest'anno di fare comunque una rosa molto ampia. A centrocampo per sostanzialmente due posti abbiamo 5 giocatori, perché abbiamo Medel che può giocare lì, Scouten, Moro, Dominguez, Ferguson che voi conoscete bene Adesso ne per parliamo. Ecco, adesso ne vicende parliamo. di mercato. Fammela fa sta domanda, Filippo, dai. Perché ce l'ho qua, su Ferguson, la posso fare? Vai, vai. Allora, tu sai, Stefano, che è stato l'oggetto del desiderio del Lecce per tutta l'estate, no? Di Poi con Corvino, un... soprattutto. Di Corvino, certo. Poi con un blitz di Vaio lo ha sottratto a Corvino, gliel'ha strappato proprio dal... Fenucci, anche. Fenucci anche, sì, Che con... conosce bene. Diciamo gliel'ha strappato proprio dalle grinfie, probabilmente mettendo più soldi nel piatto, o anche allettato dal fatto che Bologna comunque è una piazza con più tradizione in Serie A, no? Alla luce di quello che hai visto, questo ti voglio chiedere, di quello che sta facendo Ferguson al Bologna, è stata una buona mossa secondo te quella di sottrarlo a Lecce, oppure era meglio che lasciava il mondo come stava e lo prendevamo noi? Allora, Preso. sì, diciamo che fino adesso Ferguson al Bologna ha avuto anche pochissimo spazio, ha giocato solo qualche spezzone, poi sì, col Napoli però la prima di titolare in un campo molto complesso contro una squadra molto forte, è stato uno dei migliori in campo. Quindi immagino, spero che da questa sia l'inizio di un nuovo campionato per Ferguson che possa giocare molto più spesso. Sicuramente al Lecce le possibilità di giocare più minuti le avrebbe avute da subito, Beh, a Lecce immagino. sarebbe solo titolare, Titolare, anche perché titolare. È comunque un spendendo giocatore quei sul soldi. quale anche i dirigenti del Bologna ci hanno puntato tanto, perché l'hanno pagato comunque quasi 4 milioni di euro. Per l'appunto strappandolo a Lecce che l'aveva sostanzialmente già preso per cifre più basse, credo. Sì. E Due e quindi sì, mezzo. eh sì, Sì, immaginavo. voi lo avete preso, vi siete svegliati la mattina, ma comunque c'è Ferguson, possiamo comprarlo. Noi lo trattavamo No, da uscì la mesi. notizia, no, Filippo? Uscì la Sì, notizia sui giornali. probabilmente qui avrebbe fatto numero 10, ambasciatore per la patria, figura storica, statua fuori dagli aerei del mare, però a Bologna così acquistato. Dai, c'è Ferguson, compriamo Ferguson, Lo tanto vuole uno in più. Corvino, prendiamo Ferguson, Uno in perché meno, nel sicuro è dubbio, lo buono. vuole Corvino, prendiamo Ferguson. Anche poi, tra l'altro, Corvino con Bologna non si è lasciato benissimo a suo tempo, Esatto, perché però comunque fu mandato via in un modo un po' brusco, con tante polemiche, ha vinto il campionato o sbaglio, Roni e non è Playoff. stato l'ultimo, tra l'altro, dei grandi dirigenti che ha lasciato il Bologna tra le polemiche, perché ci fu anche poi Sabatini che se ne andò via anche lì. Non benissimo. Adesso c'è Sartori il terzo, vediamo se andrà meglio. Dicevi Andrea?
Ma Corvino ha portato in Serie A il Bologna o sbaglio? Sì, ha provato in Serie A perché Con allora Delio Rossi la coppia sì, forse l'hanno dei perché playoff, no? lui arrivò sostanzialmente a metà anno, perché a metà Sì. anno ci fu un cambio di società al Bologna e il nuovo proprietario decise di prendere Corvino. Lui fece il mercato anche di gennaio, prese anche dei ottimi giocatori per la B, Gastaldello, Da Da Costa, Costa, esatto, sì. sì, e altri un po' più dimenticabili, però insomma, diciamo che il mercato di gennaio fece lui, poi anche quello di giugno, che anche lì bisogna dire che non fece dei gran affari, perlomeno. Alcuni sì, per esempio Diawara, che so che avete cercato anche voi quest'estate, avete provato, mi sembra di ricordare. Ha un ingaggio Eh sì, fuori poi mi portata. sembra anche un ragazzo, come dire, che no, non disposto a fare grossi passi indietro, mi sembra un ragazzo molto umile, non lo so, questa è stata anche l'impressione di qua, della sua esperienza a Bologna, che si finse praticamente malato, tra virgolette, per non andare in ritiro. Vabbè, è tutta una storia Capirai. abbastanza, abbastanza Meno male non è assurda. venuto allora. E quindi sì, poi fece quel mercato estivo e poi già da gennaio praticamente era fuori dal Bologna. Ma Bologna, che pensate delle, cioè, la prossima partita come la state vedendo? Allora, Bologna domenica deve vincere praticamente, perché ha fatto troppi fa passi falsi in casa, ha 7 punti dopo 10 giornate, sono troppo pochi, nessuno l'avrebbe detto, penso, il 10 agosto, anche perché il calendario era veramente abbordabile, soprattutto in casa, dove hai perso tantissime occasioni. Quindi Bologna-Lecce vista come una partita da vincere. Anche perché. E poi Quindi, dopo c'è. Sì. Della cioè, perché allora ti dico, il Lecce fa giocata. molta. No, esatto, no, perché il Lecce fa molta fatica. Non so se hai visto partite del Lecce, però fa molta fatica. Comunque, fa fatica quando deve impostare la partita e trova squadre arroccate in difesa. Io penso che Thiago Motta, già proprio come impostazione di gioco, ma poi, appunto, come dici tu, il Bologna deve vincere, farà una partita, non dico all'attacco, ma comunque giocandosela e proponendo gioco. Quindi diciamo questa era la mia, tra virgolette, speranza, perché noi abbiamo più facilità, poi ovviamente dipenderà dalla qualità dei giocatori, dagli episodi, però abbiamo più facilità ad affrontare le squadre che se la giocano a viso aperto, perché quando abbiamo giocato contro Cremonese, contro Empoli, che stavano più dietro, noi abbiamo fatto tanta fatica, infatti non abbiamo vinto. Direi che allora questa volta potrete essere un po' più favoriti, perché comunque il Bologna, perlomeno anche quello visto a Napoli, che ha rischiato tanto perché il Napoli ha preso una traversa, Beh, il Napoli un è. no, per dire che comunque non è stato un No, Bologna che si è messo dietro, speriamo nello 0-0 di salvare la no. pelle, in quel senso, come tra l'altro anche il Lecce a Napoli mi sembra che abbia fatto una partita Certo, simile certo, a certo. Bologna, che tra l'altro avete anche strappato un punto che visto adesso ha quasi del miracoloso, nel senso che Napoli ha pareggiato solo contro ormai di noi e il contro la Napoli Fiorentina. è in uno stato di grazia incredibile e quindi sì, diciamo che perlomeno per quello che si è visto ultimamente direi che il Bologna proverà a giocarsela a viso aperto e tra l'altro a questo punto spero anche una bella partita, perché se sono due squadre che giocano a viso aperto, spero. 3 anni fa 3-2 e 3-2, quindi furono belle partite, sofferte poi da parte nostra perché perdemmo la terza ultima, però belle partite. Sì. Ah, ma me ne ricordo bene. Anche Ci perché, soprattutto quella d'andata, fu il Bologna fino al 3-0 fece una partita per me sì, quella d'andata perfetta del una Bologna, me la grande ricordo partita. anch'io. Quella di ritorno un po' più Quella di ballerina. ritorno fu, sì, fu Tra per noi l'altro, molto dolorosa perché poi sancì quasi la retrocessione, perché facendo punti a Bologna noi avremmo potuto conquistare la sperare. salvezza, invece fu quel 3-2 Scusa, finale. mi è saltato No, come dicevo un che po' la connessione. quella di 3 anni fa fu una partita dolorosa per noi perché rimontammo 2-2 e poi alla fine ci fu il 3-2 di Barro, se non sbaglio. Quindi fu una partita dolorosa, un ricordo doloroso, ma Bologna in realtà è un po', no? Per noi leccesi,
ci sono stati gioie e dolori, gioie grandissime. Carlo, correggimi se sbaglio, nel 93-94, qualcosa del genere, ci fu quello spareggio quasi dove vincemmo 3-2, se non sbaglio. Certo, e mandammo in Serie B il E Bologna. ma o in Serie C forse, o in Serie B, No, non forse in Serie C. in Serie B, se non mi Ora, sbaglio, Andrea, questo non... non ero nato. Poi però c'è quella No, di no. Sergio Volpi, quella di Sergio Volpi me la ricordo benissimo invece. Ah, vero, vero. Allora. Quindi ci sono state partite, e tra l'altro quest'anno Lecce-Bologna è l'ultima giornata. Sì. Lecce-Bologna però. Speriamo Speriamo di di arrivare festeggiare invicti insieme. entrambi. Vabbè, Di arrivare Stefano, entrambi vivificati. voglio dire, al di là del campionato iniziale del Bologna, non credo che ci siano problemi di salvezza per il Bologna, no? Siete abbastanza tranquilli voi lì su, no? Oddio, Dormite con due abbastanza. guanciali. Insomma, se te lo dicessi adesso, dormire su due guanciali, no, anzi, perché ripeto, abbiamo avuto veramente tante partite in cui i 3 punti, non dico che dovessero essere automatici 3 punti, però quasi, e quindi stiamo perdendo già tante occasioni. Diciamo che adesso abbiamo 2 partite, Lecce in casa, Monza fuori, altri passi falsi. Il Bologna non credo se li possa permettere in questo momento. Poi c'è anche la pausa del mondiale. Tutto, secondo me, non poteva essere messo meglio il Bologna, Matteo Motta quest'anno. rischia, se non dovesse fare Anche punti perché nel Lecce, rischia. un'altra cosa del Bologna, secondo me, su cui ho qualche timore, è che non è una squadra da salvezza, nel senso Cioè, non è che abituata sì, non è, ultimamente esatto, non è almeno. abituata. È una squadra che abituata invece a campionati in cui arrivi a dicembre, sei undicesimo, il terzo ultimo posto è già più 15 e stanno tutti tranquilli. Non è una squadra come il Chievo dei tempi d'oro, abituata a lottare fino alla 38ª giornata. Quindi anche sotto quel punto di vista ho un po' di timore. Spero per l'appunto che non si arrivi a giocarsela fino all'ultimo. Le qualità ci sono. Niente, Stefano, noi non te lo auguriamo di giocartela fino alla fine, però ti auguriamo di No, perdere domenica prossima. non te l'auguriamo Ci perché sta, ci sta. significherebbe giocarsela a Lecce fino alla fine. Noi vogliamo un Bologna bello tranquillo all'ultima Sì, giornata, infatti, il perché noi 4 giugno, bello tranquillo, rilassato. probabilmente ce la gioceremo fino alla fine, quindi Sì, è sì. meglio che il Bologna Tra venga l'altro, il 4 tranquillo. giugno si Puoi sta venire? bene. Puoi Puoi venire, mandarmi però un'email. se ci fate perdere domenica, vi aspetto con i forconi. Quindi, Dai, vinciamo occhio. col poi vinciamo col Monza, perfetto, Perfettissimo. Assolutamente, mi raccomando, continua a sognare perché vedo i tuoi post sui social. Continua a sognare Pongracic Baschirotto. Ah, ti è piaciuto? Spero Ti è piaciuto sia molto il divertente. Poi andate a recuperare Spazio Bologna su Twitter. Un tweet davvero Ah, divertente, su Twitter, Pongracic vado Baschirotto. subito, va. Spazio Bologna. Mentre lo recuperi, Carlo, noi liberiamo Stefano, che ringraziamo davvero tanto per l'intervento, per l'approfondimento sul Bologna. Io continuo a seguirti e domani ci rivediamo qua, magari col Bologna Certo. perdente. Speriamo, speriamo. Dai, che sia una Ciao bella Stefano. partita, speriamo. Poi Speriamo che sia una bella partita e che vinca il vediamo come Lecce, va. Stefano. Va bene, Speriamo. Filippo, su. Dai, che Grazie mille. Grazie si sta a voi. grattando da 2 ore. Ciao. No, no. Grazie mille, Grazie a Stefano. voi. Ciao, Stefano, Ciao. Grazie. ciao, ciao. Buon proseguimento. Grazie. Grazie. Spazio Bologna su Twitter. Qua mi dice che qualcosa è andato storto. Vabbè, Speriamo che sia di buon Carlo. auspicio. Speriamo non domenica, Speriamo domenica, Pongracic. per No, favore. per lui sì, per loro sì, quindi Spazio Bologna Per loro, no, qualcosa. per noi. C'è il pollo, vedi, qualcosa è andato storto. Ok, a posto. Vabbè, comunque in ordine si chiama Bologna Spazio, quindi lo trovi così. Allora, Quindi Filippo, devi... Ah, Carlo, però è che devi essere un po' flessibile. Vabbè. Infatti, Gabriel dice che Jaco Motta prende 2 milioni l'anno, come fanno a cacciarlo? No, 2 milioni, tutto l'organico prende 2 milioni, quindi... pure magazzinieri, tutti quanti. Tutto 2 milioni. L'eleganza di Carlo stasera non è stata rimarcata abbastanza. No, Carlo è un professionista, ragazzi. Cioè felpa, felpa, camicia.
Incredibile. Ebbene, dimenticavo la Carlo cravatta. è una persona eccezionale perché Carlo si prepara le puntate. Cioè, io mi siedo su questa sedia il mercoledì alle 9, Dai, Filippo, vai avanti, su, smettila. già in dormiveglia, non mi ricordo neppure gli ospiti. Invece, Carlo che è un professionista vero. Carlo alle 5 ha mandato sul gruppo le domande che doveva Non fare, interessa a nessuno, andiamo i avanti. pensieri. Sfruttiamo questi ultimi minuti parlando del Lecce. Sfruttiamo questi ultimi minuti parlando della prossima partita. Abbiamo 5 minuti per commentare la prossima partita. Effettivamente, mentre Stefano parlava, ho visto che il Bologna in casa. Allora, il Bologna in casa ha pareggiato con la Samp, ultima. Ha vinto la Lazio. Ha perso con l'Empoli, che sta sempre nel giro. Poi ha vinto con la Fiorentina. Poi ha pareggiato con la Salernitana e ha pareggiato col Verona. Ne ha Al fatte di là. già 5 il Bologna, 5-5, quindi questa sarà la sesta. Al di là Ragazzi, della vittoria con la Fiorentina, qui il Bologna in casa quest'anno ha fatto davvero, davvero male, soprattutto con squadre del nostro livello, se non sta qualcuna di facendo eccezione. malissimo Filippo, una Certo, va squadra come detto il che Bologna. un po' era Mihajlovic, un po' è Thiago Motta, nel senso non tutte sono di Thiago Motta. Sono quelle stagioni che cominciano male No, e Thiago che Motta sono. solo sconfitto con l'Empoli e pareggio non la Sampdoria ha fatto in casa. Dicevo, se mi fate finire il concetto, sono quelle No. stagioni cominciate male e che sono pericolosissime. Cioè, io ho fatto la battuta, voi state tranquilli a Bologna, ma io sinceramente non starei tranquillo perché, sai, come ha detto lui, il nostro amico, non è una squadra abituata a lottare. Orsolini non è abituato a lottare per la salvezza, Magnoni, Sì, Carlo, però cioè, non per sono dire abituati a Orsolini. lottare, non stiamo alla 30ª giornata. Vabbè. Fanno tre vittorie consecutive, si tolgono via Andrea, mo dalla intanto va a fare le tre posizione. vittorie, intanto vai a Certo, fare le tre certo. vittorie. Poi No, ma queste, infatti. sai, sono cose che cioè, se una partita comincia ad andare male, poi ne va male un'altra, si comincia a caricare tutto di Ma il tensione, pubblico è bello incazzato Col col presidente. Hanno presidente, fatto una non saputo. contestazione al Cioè, campo di allenamento. Perché poi in realtà Saputo, a quanto pare, che è canadese Saputo, quindi a quanto pare non è molto presente a Bologna, come le classiche cose dei presidenti che vivono oltreoceano. E quindi lì c'è un'area di contestazione. Non dovessero vincere a Lecce, o meglio, dovessimo andare noi in vantaggio, visto che lo stadio lì sarà forse mezzo e mezzo domenica, per dire che comunque ci saranno tanti tifosi del Lecce. Potrebbe, no, scatenarci un po' la contestazione, quindi speriamo. Vabbè, mo non ti fare film, Andrea, tu in testa, lascia tu, No, cioè, no, tranquillizzati fino a no, domenica, non ti fa film, dobbiamo stai fare complimenti al tranquillo. Bologna per i 3 punti. Dobbiamo fare complimenti al Stai Bologna per i 3 punti. tranquillo e basta, Sarei vediamo come stato va più l'anno. tranquillo se non ci fosse stato Arnautovic, però ha recuperato per il Lecce. Ci Vabbè, dai. pensa Baschirotto. Come giocheremo, secondo voi, domenica con Blaine e Yuerman in mezzo? Speriamo, però. Ce Io lo lo auguriamo spero. Io tutti. lo spero da 10 giornate, però ragazzi, dobbiamo vedere chi ha la tira in casa Barone. Mancherà Gallo, come sta Pezzella? No, sta Cammina, bene sta Pezzella, a camminare sta Pezzella. bene. Si è anche riscaldato contro la Fiorentina. Semplicemente non sta ancora al massimo della condizione, ma secondo me, così come per tutti, se non gioca, meglio che giochi, sa di essere, diciamo, il Parliamo titolare. di cose serie, Andrea. Pier Ferdinando Casini contro Carlo Legittimo. Da un lato un'istituzione della Repubblica Italiana, dall'altro un tifoso del Bologna. Bello. Il Bologna ha un delta fra expected goal. Già mi hai messo. Ha un delta fra expected goal e expected goal against E che positiva cazzo solo significa? nell'ultimo quarto Allora, d'ora del ragazzi, primo tempo. parlate difficile. Qua ci vorrebbe Aspetta, lo Patrizio che traduco, eh. tradurre. Noi ragazzi, noi segniamo sempre, sempre tra il 35esimo e il 40esimo. Andate a vedere i Ok, gol del Lecce. ho capito. Sempre. Allora, loro solo nell'ultimo quarto del primo tempo, quindi fra il 30esimo e il 45esimo, creano di più di quanto subiscono. Mentre negli altri momenti della Noi partita pure. soffrono male, sostanzialmente. Ma noi pure in quel frangente, tra il 35esimo e il 40esimo, ne abbiamo fatto tutte le reti che abbiamo, praticamente, salvo qualcuno. Hai visto, Daniele, alle 10:30.
persone lucide come me, Hai 21 anni cavoli. comunque, alle 10 e mezzo sei già all'una e mezza, 21 anni, alle 10 e mezzo. Senti, devo narrare le mie giornate impegnative. Non mi sembra il caso. Meglio, Non mi preferiamo sembra di il no. caso. Innanzitutto c'è Udinese Monza 2-3, pazzesco colpo di scena con Palladino che sta mettendo KO su Till e col Monza che è spettacolare questa cosa perché il Monza ha un organico di 35 giocatori praticamente e sta schierando in campo gente che io avevo totalmente rimosso dall'esistenza Ma della storia dove d'Italia. c'è questo Udinese Monza, scusa? Coppa Italia, Coppa Coppa Italia. Italia. Quanto stanno, Filippo? 2-3, quindi il Il Monza Bari vince ha 3-2. perso col Parma, il Bari ha perso col Parma. Carlo, il Monza ha 3, 6, 9, 12, 14 panchinari più 11 titolari, quindi 25 ne ha. Non E ce ne frega niente del sta Monza. schierando ad esempio Paletta, che io avevo rimosso, forse il giocatore del Monza, però stanno vincendo. Buon per loro. Antov, Sono nulli, Antov, con i loro Cranio in 200 porta giocatori depara sono solo. nulli, Cranio loro e il depara presidente. solo. Andrea, non mostro ciò che vuoi sapere. Vabbè, lasciamo stare. Il vice Pezzella chi sarà? Lemmens, ragazzi, il minor Baschirotto, Pezzella, penso io. Baschirotto, Esatto. Nisè, si porta Nisè, ragazzi, si porta Nisè Magnise, solo. Andrea, Baschirotto mette. Se si rompe No, Pezzella, che non succederà, ecco, mette però se lo Baschirotto. porta Nisè, secondo Se si rompe me. Sissé, Ma non mette so se Baschirotto. Baschirotto, dai, Filippo, non so se Baschirotto ha mai Allora, giocato a Filippo, sinistra. in realtà c'è un centrale del Lecce da giocare a sinistra e si chiama, nella carriera, e si chiama Samuel Umtiti. Samuel Umtiti ha giocato a sinistra nella sua carriera. Baschirotto. Ovviamente non lo può fare perché non sta in condizione, cioè nel senso non penso che possa fare il terzino adesso un TD, però l'ha fatto. Ma, nel caso la soluzione a tutti i problemi si chiama Baschirotto. Ma metti Baschirotto. Giandrea, Giandre, c'è modo di risolvere tutti i problemi. Vabbè, speriamo che Sta Pezzella sia abile, arruolabile, veramente, bene, Filippo. Pezzella, dai, E ragazzi. tra le altre cose, ragazzi, speriamo che ritorni prima o poi quel giocatore ammirato a Parma, che ha giocato ad alti All'Atalanta. livelli, all'Atalanta, perché Palermo. fino adesso, al netto degli infortuni, mi ha un po' deluso Pezzella, mi ha un po' deluso. Voi vi Ha ricordate deluso a all'inizio livello assoluto, Carlo, ha deluso, Pezzella che sta mi giocando strappavo male. le vesti quando seppi che veniva, mi stavo strappando, invece adesso un po' mi ha deluso. Vediamo, vediamo, ancora è Ringrazio presto. Guadom Eravamo per tutti l'abbonamento. bene. Grazie, amico mio. Dimmi, Andrea. Poi era partito anche bene perché se ti ricordi a Napoli, lui ha fatto la prima a Napoli e giocò bene nonostante non avesse preparazione, fosse appena Sì. arrivato. Poi invece con la Roma ha fatto una partita, secondo me sono il peggiore in campo dei nostri con la Roma, perché comunque ha sbagliato tanti appoggi, tanti passaggi semplici. Però, come ho detto prima, se non gioca non può prendere continuità. Meglio che lo metta in campo, meglio che ci sia e magari fa una bella partita. Filippo, Carlo, Andrea, ci siete a Bologna? Filippo, No, tu no. Daniele. No, Io, per ragazzi, il bene purtroppo del no. Lecce, ho deciso che Filippo, non andrò in trasferta più lasciatelo a quest'anno. Lecce. Io purtroppo non sono orari compatibili con il lavoro, quindi Il bene del Lecce è sempre, prima di tutto, io non andrò in trasferta, basta, in soltanto. Lombardia, quest'anno Bravo, mi vedete tette in a casa. Lombardia. In No, Lombardia soltanto vado. qualche sconfitta annunciata vado io a ribadirla, però per il resto non ci vado in trasferta. Soprattutto in Non queste ci sono partite. sconfitte annunciate, scusa. Vabbè, a San Siro col Milan io posso andare, fammi andare a San Siro col Milan. Andiamo a Perché a San giocare, Siro col Milan tu sei piccolo per ricordarti una grande vittoria, gol di Govedaritza. Quindi dimmi, altrimenti sapresti lascia Govedaritza. Quindi stare, altrimenti tu Dado. sapresti che non ci sono sconfitte. Govadoritza, non ho capito niente. Vabbè, un grandissimo giocatore fece solo quella cosa, uno Ma pure un gol spiluccone. 2, no? Se non sbaglio, un 1-1, un Sì, 2-2. se non mi Se sbaglio, sì, parò andiamo, basta. Dimenti, Già intanto che mi sono il ricordata sta rigore. cosa. Dimenti, parò il rigore. Mi ricordo una cosa su Savicevic o cosa del genere. Vabbè, ragazzi, Calderoni e tutti i muli, dai, siete arrivati agli Io anni. c'ero, eh? Io c'ero, Calderoni Infatti. c'ero. Stavo là, stavo là. Bravi voi che state andando, bravi voi, io mo vado a dormire. Grazie a Carlo e Andrea per essere stati con noi e anche agli altri ospiti. Go Govedaritza, Vedarica, chi se lo dimentica? za, za. Lo invitiamo, poi così mi ricorda come si chiama. Magari, magari, guarda. E niente, grazie a tutti voi per averci seguito, Grazie grazie agli ragazzi, abbonati. buonanotte. Questa puntata sarà su YouTube venerdì. Sì, venerdì, le mettiamo 2 giorni dopo. Ciao a Invitate tutti. Babù, ottima idea, Winnie the Pooh, ottima idea, mi sei Ci piaciuto. proviamo, ci proviamo. Scriveteci sui social chi invitare, perché possiamo Sì, provarci. Ciao a però tutti. non solo a Sì. Marcord, non solo a Marcord, anche.
dateci Sì, assolutamente. Restiamo umili, ciao a tutti. Ciao a tutti.